Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su The Last of Us. Allora, è arrivato l'inverno, ovviamente nel gioco ovviamente quello, se venisse anche qua sarei anche più felice. Comunque, come vedete abbiamo cambiato un po' look con i personaggi, molto più fighi. E come avevo previsto quando abbiamo incontrato i due tipozzi, che non mi ricordo più il nome, giustamente, sono morti. Uno in modo, vabbè, normale, è diventato infetto, vabbè, può capitare. L'altro si è sparato in faccia. Ah, pista morta? What? Seguiamo il fiume, porterà diretti da Tommy. Ok. Andiamo. Ah, quindi di qua. Non mi piace. Vabbè, andiamo. Comunque ragazzi, che vuoi dire? Ah, ok. Pensate insieme, significa che è successo qua. Abbiamo avuto una specie di discussione. Tommy vedeva il mondo in un modo, io in un altro. Sì, la tua amica Marlene gli ha dato speranza. Questo lo ha tenuto occupato per un po', ma alla fine ha lasciato quella strada. È tipico di Tommy. Giustamente. Ok. Credo che le ultime parole che mi ha detto siano state: non voglio più rivedere quel tuo schifo di faccia. Wow. Bah, no. Lo scopriremo presto. Non credo. Ma sì, dai. Voglio essere un po' positivo. Andiamo avanti. Allora, ragazzi, stavo dicendo, sto registrando questo gameplay alle... fatemi un attimo controllare l'ora. Sul PC sono le 1 di notte, quindi... Oh, lì è una centrale idroelettrica. Vabbè, una centrale. Usa l'acqua del fiume e la trasforma in elettricità. E come fa? Senti, so cos'è, ma non come funziona. Giustamente, no? E come facciamo ad apparsa? Ah, boh. Andiamo. Oddio. Ok. Sarà un po' lunga, ragazzi, molto lunga. Oddio. Con questa siamo a metà. Se riusciamo a sollevare l'altra, passeremo. Sì, dimmi come. Ok, di sicuro non di qua. Vediamo un po'. Fatemi un attimo pensare. Ok, comunque stavo dicendo, sto registrando il gameplay verso 1 di notte, quindi ragazzi, non è che non sia sveglio, ma non posso urlare. Ok, Joel, muoviti. Troverò qualcosa, tienti forte. Ok, di sicuro qua mi bloccherò, vero? Ah beh, ok, non si va avanti. Beh, giustamente. Vediamo se si può andare sott'acqua. Sì, si può andare, ma non si riesce a stare sott'acqua. Sì che si riesce. Andiamo un po'. Oddio, che cazzo sei? Andiamo a controllare un attimo, ragazzi, che non si sa mai che c'è qualcosa di interessante. Col... Ah, eccolo qua. Muoviti, Joel. Stiamo annegando? Ok. Ok, perfetto. E vai. Ok, Ellie, ora devi... Lo so, devo salire sulla piattaforma. Brava, Ellie. Dio, non è che è molto... Sali? Oddio, non mi piace. Oddio, come va giù? Oddio, come va giù? Non mi piace, ragazzi, sinceramente. Allora, controlliamo bene qua. Ecco qua, fatto. Vai, Ellie, muoviti. Bravissima, Ellie. Ok, sembra un cane, ma vabbè, lasciamo perdere certe cagate. Comunque, dai, girala. Andiamo. Oh, ha molta forza, m'han detto. Brava Ellie. Fai attenzione quando ci passi su. Ok. Adesso cado.
Ok. Squadra. Brava, Ellie. Sì. Beh, credo che di tempo ne siano... cioè, ne abbiamo passato tanto insieme, quindi... mi sa che sono un po' migliorati i rapporti di merda che c'erano fino all'episodio scorso. Oh, Teddy! Credo che sia un bambino? Ho scordato di mettergli quello stupido robot sulla tomba. Cosa me ne faccio? Cosa? Voglio parlarne. No. Perché no? Quante volte ne dobbiamo parlare? Eh beh, succedono delle cose e noi andiamo avanti. Giustamente. Solo che... ora basta. Hai ragione. Scusa. Dai, andiamo. Andiamo da Tommy. Ok. Ragazzi, beh, ovviamente diciamo che si fa così. Cioè, è morta... cazzo, non mi ricordo più il nome, scusate, sinceramente. La ragazza all'inizio. E lui ha detto, basta, non ne parliamo più. Come per dire, sì, ci tenevo. Chi se ne frega, non pensiamoci. Lo so, anch'io. Eh beh. Superiamo questo punto, poi cercheremo del cibo. Ok, qua non c'è niente. Vabbè, vero. Ok. Beh, zombie non ce ne sono, sembra. Ok. No, guarda. Non si può fare il giro. Dobbiamo attraversare la centrale. Non mi piace. Ok. Cerchiamo prima qualcosina. Non si sa mai. Ok, di qua non si va. Ok, di qua. Ah, ok, una piccola stanzetta. Che cazzo? Che cazzo sei? What? Che diavolo è? Ragazzi, un attimo. Sparare a distanza non è stato mai così difficile. Sì, vabbè. Credo che sarà tipo un'impresa sparare con sta pistola, sinceramente. Infatti, cambiamola subito e non mi piace più di tanto. Cioè, figa l'idea, ma... inutile. Ok. Colpi da ricaricare, niente. Possiamo passare. Andiamo. Una mano, Ellie. Non azzardarti a prendere l'arma e dia alla ragazza di buttare la sua. Ellie, dai, fa come dice. Aia. Ok, ditemi che vi siete persi. Non sapevamo che il posto fosse occupato. Stiamo solo cercando di andare oltre. Oltre dove? Sono a posto. Eh beh. Cosa, li conosci? Ah, conosco lui. È Tommy. È quello stronzo di mio fratello. Tommy. Porca troia. Eh beh. Stai, fratellino. Cristo santo. Eh già. Fatti guardare. Cazzo, se sei vecchio. Beh. Ehi, succederà anche a te prima o poi. E questa è Maria. Trattala bene, lei gestisce le cose qui. Giustamente. Signora, grazie per non avermi sparato. Sarebbe stato imbarazzante, visto che sei mio cognato. What the fuck? Beh, prima o poi ci caschiamo tutti, no? Ellie, giusto? Sì. Cosa vi porta qui? È una lunga storia. Perché non parliamo okay. dentro? Va, meglio. Sì. Hai fame? Sto morendo. Beh. Ok. Credevo che per arrivare da Tommy dovessero passare altri un'altra oretta di gioco. È stato tranquillo per qualche giorno. Cosa diavolo ci fai qui? Pensavo che fossi a Jackson. Sto cercando di riattivare la centrale. Ah beh, l'avevamo dare energia. Ripartire, ma una delle turbine è andata. Abbiamo l'elettricità, Joe. Cavalli. O meglio, avevamo. La rimetteremo in moto. Incredibile. Avete dei bei cavalli. Ne abbiamo un sacco. Ehi, Tommy, dammi una mano qui. Scusate, oddio. Torno subito. Posso? Sì, certo.
Gli piace se gli tocchi le orecchie. Mai cavalcato uno? Veramente sì. Quando sei andata a cavallo? Infatti. Winston, un soldato, mi ha insegnato. Dopo possiamo fare un giro con lui. Sarebbe bello. Eccomi. Grazie, Tommy. Ok. Figurati. Bene, continuiamo il giro. Andiamo. Mi piace il suo... Sì? Ma prima non era un cecchino? Non dovevi tornare indietro stamattina. Aspetto che Hauser e i ragazzi mi diano il cambio. Non c'è problema, vai a casa dalla tua famiglia. Beh, solo per un paio d'ore, resisto. Bene, beh, vacci piano. Ok, andiamo. Maria? Dimmi. Qui sala di controllo, Steve sta per riavviare, vuoi venire a controllare? Io mangio con Ellie. Tocca comunque a me, vado, vengo. Ok. Vai con Maria e mangia qualcosa. Joel. Dai, Ellie, lasciamo andare i ragazzi. Eh beh, da questo commento credo che... Credo che Ellie un po' si sia affezionata troppo. Forse stavolta che cercano di riattivare le turbine. Eh beh. Siamo qui solo da una settimana, ma sembra una vita. Giustamente. Ho qualcosa per te. Del tipo? L'anno scorso sono andato a casa, in Texas. La nostra roba era stata tutta rubata. Quasi tutta. Eh beh. Del tipo cosa hai salvato? Ecco. Aia. È consumata, ma è ancora bella. Non è proprio la foto adatta. No, grazie. Sicuro, cioè... Ho detto no. Oddio. Ok. La conservo per te. Tommy. Ho bisogno di parlarti. In privato. Sì. Ok. Fammi controllare i ragazzi. Forza. Ok. Però credo che ormai, cioè da come si sia affezionata a Ellie, credo che Joel ed Ellie siano un po' come padre e figlia, credo. Almeno. Credo, eh. Oddio. Non so cosa hai sentito dire, ma dovresti vedere la città. Siamo più di 20 famiglie ora. E la Madonna. Maria e suo padre hanno fondato questo posto per renderlo autonomo. Ci sono coltivazioni e bestiame. Pure? Ricordi che pensavamo che fosse impossibile vivere così? Beh, noi lo stiamo facendo. Come fate a difendervi? Gli adulti fanno la guardia lungo il perimetro. C'è anche un recinto elettrificato quando la centrale è in funzione. Dovete ancora occuparvi degli infetti, però. Chi non... Giustamente. Deve. Ma il mondo in cui viviamo? Forse non deve essere così. Parli come Marlene. Eh beh. Oddio, un cane. Ehi, bello. Quello è Buckley. Non è proprio un cane da guardia. Che sei. È utile averlo in giro. Eh beh. Ok. Questi due geni riattiveranno la centrale. Si Forse dice. Stavolta ci siamo. Non ci credi? Io non ho detto niente. Eh beh. Scommetto che funziona. Certo, fai anche due. Siamo quasi pronti. Devono solo riattivare lo scudo. Non c'è fretta. A sinistra, attenzione. Ok. Ok, bene. Abbassala, lentamente. Madonna, però. Bene, va bene. Tommy è arrivato, siamo pronti? Dammi un secondo. Okay, pronti? Pronti? Avanti, vai. Ci siamo. E la turbina va. E vai. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Come minimo ora con la sfiga. Ottimo lavoro, esplode. Ragazzi. No, vabbè, qualcuno dai. Qualcuno pensi a dare a Maria la buona notizia. Hai visto? Impressionante, no? Eh sì. Mi devi $2 milioni. Ok, Joel.
andiamo a parlare. Ok, alleluia. È davvero un bel gruppo qui. È gente a posto. Qui hanno una seconda possibilità. Qui l'abbiamo tutti. Perché hai lasciato Boston? Sono finito in una bella avventura, fratellino. Suppongo c'entri qualcosa la ragazzina. Eh sì. C'entra del tutto quella ragazzina. Beh, racconta allora. È immune. Immune a cosa? L'ho vista, lo so, l'ho vista respirare tante spore da battere 20 uomini. Ma niente. Neanch'io ci avrei creduto. Ma posso dimostrarlo. Va bene. Ci credo. Ma perché proprio qui? Dovevo consegnarla alle luci. Ma visto che quelli sono i tuoi uomini, Dio, potresti finire tu il lavoro e tenerti i soldi. Non vedo una luce da anni. Ma sai dove sono? Beh. Non ti chiedo molto, Tommy. Mi serve solo qualche pezzo per continuare sulla mia strada. Cosa ti fa pensare che lo farei per te? Questo non è per me, Tommy. È per la tua maledetta causa. La mia causa è la mia famiglia ora. E quello che mi chiedi non è una cazzo di passeggiata. Cristo, dai! Giustamente. Chiedi a Maria di farlo fare a qualcuno dei tuoi nuovi amici. Anche loro hanno una famiglia. Tommy, ne ho bisogno. Ti servono i pezzi. Ok. Ma non mi prenderò in carico la ragazzina. È così che vuoi ripagarmi, okay, eh? Ripagarti? Per tutti gli anni in cui mi sono preso cura di noi. Preso cura? È questo che credi? Quegli anni non mi hanno portato altro che incubi. Tu sei sopravvissuto grazie a me. Ne è valsa la pena? Ti porto la cura per l'umanità intera e tu reciti la parte del fratellino che frigna. Non siamo più a Boston. Se mi metti di nuovo le mani addosso, non farai una bella fine. Che cazzo succede? Ci stanno attaccando. Ti wow. Ricordi ancora come si uccide, vero? Sì. Aia. Iniziano i disastri. Merda. Banditi! Minchia! Non lasciamoli entrare nell'edificio! Porca troia! Cristo, sono entrati qui? Porca troia, Rega, aiuto. Aia! Mica cecchini! Oh oh, si fa più difficile del solito. Ma porca puttana! Ragazzi, pochi colpi. Aia! Merda. Ok, uno è andato. Pezzo di merda! Ok, con calma, abbiamo pochi colpi, non ricordo. Ok, quello è andato. Sì, però, raga, almeno lasciatemi giù dei cazzo di colpi. Non chiedo Gesù Cristo, chiedo dei colpi. Oddio, quanta roba. Ok, andiamo. Da dove... Ah, oddio. Ok, è morto. Oddio. Raga, pistola con più colpi. Carichiamo. Andiamo. Oh, porca. Merda. Merda, merda, merda. Grandissimo. Muori, stronzo. Ok, un altro andato, ragazzi. Con calma e si va avanti. Avete visto qualcosa? Li vediamo. Andiamo al ponte. Cristo. Tommy, dei banditi entrano nell'edificio. L'ho notato. Accetta. Veniamo a prendervi, restate. Oddio, quanti. Prendetelo. Madonna, quanti ce ne sono? Porca troia, ragazzi, quanti ce ne sono di nemici? Arco in mano, proviamo.
È l'unica soluzione, i colpi più facili da... cioè... Aia, sì. Ma porca troia. Scusate, ho fatto una cazzata. Ok, allora, con calma, fucile in mano, è la via sempre più facile. Sempre se... Ok, e uno è andato. E un altro è andato. Ok, due colpi rimanenti del fucile, eh. Aia, merda. Curiamoci, veloci. Devo dire che i banditi sono inutili, cioè rompono veramente... Oddio. Ok, un altro colpo, ok. Cazzo, zero colpi. Merda, aia, da dietro. Porca troia. Crepa. Datemi un colpo, stronzi. Da dove mi sparano? Oddio. Ah, da là. Ok, è andato. Ok, devo dire che i banditi sono veramente dei rompicoglioni. Ma di quelli veramente... Dio, levatevi dalle palle, no? E non ti danno nemmeno... Oh, non ti danno... Scherzavo. Ti danno anche un po' di colpi a volte. A volte, quando gli capita. Ok, andiamo. Ma è un bandito? Lo vedi? Sì. Fammi le spalle. Ok, era un bandito. Oh, porco! Oh, 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 oh. Via di qua. Ok, ragazzi, mi sono solo. Fatemi cambiare la pistola. Prendiamo quella nuova. Quella semicircolo. E ovviamente. L'ho beccato. L'ho portato a puttana. Proviamo. Voglio vedere quanti. Ma porca puttana. Ma che pistola di merda. Ok, raga. Pistola a pompa. Più figa, più forte. L'abbiamo provata sugli zombie. Muori, stronzo. Ed è così che si fa. Porca troia. Aiuto. Cazzata. Muori. Ok. Avevo visto dei colpi a terra. Non so dove. Ok, colpi del fucile. Dov'è il nemico? Ah, oddio, mi sparano da là. Ok, è andato. L'hanno colpita. Esci, dai. Ok. Tutto ok? Sì, sto bene, sto bene. Joel. Oddio, arrivavano da tutte le parti. Poi Maria ha detto dobbiamo scappare. Ehi, ci siamo tuffati dietro. Senti. I tavoli. È un tipo enorme. Piano, con piano. Un... Ascolta, ehi, ehi, sei ferita? No. Porca troia. Oddio. Ti devo parlare. Assolutamente no. Digli di trovarsi qualcun altro. Maria, non puoi lasciarmi in questa situazione. Hai idea di quanti uomini abbiamo perso oggi? Che sta succedendo? Che non ci aiuteranno. Litigano per colpa mia. Ne parliamo dopo. Ti ha detto dov'è il laboratorio? Ehi, ne parliamo dopo. Dopo. Oddio. Una cazzata e divento anch'io una di quelle vedove, ok? Io devo farlo. Non so cos'altro dire. Bene. Maria. Maria. E arriva. Tu. Sarà colpa tua. Dovesse succedergli qualsiasi cosa. Beh, giustamente. Ti è riconoscente, sai? Sì, lo so.
Porterò la tua ragazzina alle luci. Non devi preoccuparti. È meglio per tutti. Forse stavolta potrebbe andar bene. Devo parlare con Ellie. Non credo che lasceremo Ellie a Tommy. Joel! Cosa, che c'è? La tua ragazzina ha preso un cavallo ed è scappata. Cazzo! Cazzo, da che parte? Ok. L'ho appena vista cavalcare via. Torna dentro. Porca puttana. Aiuta gli altri a pulire. Ok. Ok, ragazzi. Per questo episodio è tutto come sempre. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale e al prossimo gameplay con questa super cavalcata con i cavalli. Ragazzi, è tutto. Ciao a tutti.